Sì, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. Voglio provare una prova d'applauso, perché così almeno sulla fiducia, grazie. Un applauso sulla fiducia è quello che ci vuole, perché altrimenti poi i ragazzi non devono essere comunque convinti che cantare è una cosa importante, e noi riteniamo che questo sia veramente la cosa più bella che si possa fare con la musica. Io volevo chiamare qua sul palco un personaggio che mi ha stupito e spero stupisca voi, perché comunque ha fatto un sacco di chilometri per venire, per essere intervistato a Sanremo con me e con la mia televisione, e ho il piacere di essere qui questa sera perché da allora lo considero un amico. Pertanto lo chiamo qui sul palco, per voi Omar Abaco. Omar, tanta strada, tanta fatica. Un pochettino. Benissimo. Come sempre. Ti sei ripreso dal virus? Sì, sono ripreso. Il virus ti ha seccato. Sì, assolutamente. Pertanto per noi è importante questa cosa, è importante poter presentare la musica. Ti perché ringrazio. La musica è un qualche cosa che prende il cuore e rende le cose piacevoli. Pertanto raccontiamo un po' di te. In arte random, sì. Poi da dove ti arriva sto... Ma random nasce praticamente all'inizio del mio secondo disco da solista, perché a rotazione andavo a suonare con vari musicisti, praticamente, e quindi succedevano random, le cose a caso, e quindi è partito random. Allora ormai lo consideravano uno che andava in giro praticamente, dice: Omar, dove sei? Sono random, non lo so, sono in giro che faccio qualcosa. Allora da lì è nato il tono bellissimo. Poi hai un'etichetta discografica. Ho una mia etichetta, sì, è una cosa importante. E poi diciamolo, oltre al nostro breve e sketch musicale comunque su RTT Media Sud, hai anche una televisione che copre questo evento. Sì, certo, che andrà in onda penso tra fine giugno e primi di luglio. Perfetto, pertanto noi, questa è una bella cosa. Questa sera lui ci presenta tre pezzi inediti, dico bene? Sì, giusto. Che vorremmo portare alla vostra attenzione, perché comunque è sempre complicato presentare della musica, specialmente quando è nuova. È vero. Pertanto, quello che vorremmo è poi un giudizio da parte del pubblico presente su quelli che sono i tre pezzi, quelli preferiti dei tre, perché questo lo voglio proprio dalla sala, perché li voglio attenti, perché sennò poi si addormentano durante la sala. Io ho cercato di fare una selezione di pezzi abbastanza leggeri, diciamo. Sì, sono tutte cose che lui non sapeva, però io ci tengo che alla fine si sia un giudizio, e un giudizio da parte, oltre che della giuria presente, un giudizio dalla sala, perché questo è importante. Pertanto ti lascio col primo pezzo che si intitola... Il primo pezzo si chiama Vivo per te ed è dedicato a mio figlio. Random! Grazie. Ancora prima di nascere sentivo il tuo cuoricino battere nel più profondo delle mie viscere. Ti sentivo fortemente, talmente potente da vederti già un gigante. Una creatura speciale a differenza di altre tante. Un cucciolo da crescere, educare e vivere. Un complice di vita con il quale invecchiare e per il quale decidere di morire. Da parte mia potrai trovare comprensione, amore, giustizia e tanto bene. Però devi ascoltare tutto quello che ti dico, per non trovarti mai in quel bilico tra scelte non giuste e compagnie sbagliate. Io vivo per te, amore. Io vivo per te, sempre solo per te. Io vivo per te, mio caro. Io vivo per te, l'unico mio tesoro. Io vivo per te, amore. Io vivo per te, sempre solo per te. Io vivo per te, mio caro. Io vivo per te, puro amore vero. Io vivo per te. Già mi immagino la tua gaia adolescenza, senza troppi disturbi né problemi, perché io non permetterò che tu frequenti degli scemi. Esigo solo ed esclusivamente il meglio per te, ed è per questo che sto sacrificando anima, corpo, vita, ogni mio essere, per cercare di farti crescere e vivere in un apparente paradiso terrestre, perché di botte ne ho già prese tante per entrambi, quindi non ci sarà bisogno che tu ne prendi delle altre. Io vivo
io vivo per te, amore, io vivo per te, sempre solo per te, io vivo per te, mio caro, io vivo per te, puro amore vero, io vivo per te, amore, io vivo per te, sempre solo per te, io vivo per te, mio caro, io vivo per te, l'unico mio tesoro, io vivo per te. Questa era la prima, ragazzi. Magari era dedicata a qualcuno. Era dedicata a qualcuno. Era dedicata sì a qualcuno. C'era lui. Una, per prima te. Fila. Benissimo. Allora se, ascoltiamo il secondo pezzo, che è? Il secondo pezzo si chiama Naturali Distrazioni. Diciamo, no, non è vietato ai minori di 18 anni. Dai. Ah, meno male. Va. Scherzavo. Allora, per voi Naturali Distrazioni. Random. È il rumore di una sveglia, stonante, persuadente, prepotente, capace di distruggerci ogni sogno della mente, abbandonato di risveglio in un lenzuolo, hai mai sudato, un'altra notte è passata, senza una conclusione più concreta, un mattino illuminato, da un sole inacidito, lo hai capito, solo oggi, sarai ancora una volta, mal pagato, senza elogi, sempre più manipolato, da un sistema misterioso, ogni mattino assai noioso, sistema di potenza strepitosa, che ad ogni tuo risveglio ti oscura ogni sbadiglio, e per alleggerirti solo lentamente questo peso soffocante non ti resta che distrarti con quei piccoli giochetti che stanno attenti a non scottarti. Naturali distrazioni, ci lasciamo alle spalle le opinioni criticate di persone mai cercate, mai volute, tantomeno calcolate. Naturali distrazioni, andiamo incontro a un labirinto pieno di variazioni, però senza alcun recinto. Naturali distrazioni che ci avvolgono corpo e mente, solamente emozioni a colpire che colorano una vita di martiri. Naturali distrazioni, naturali distrazioni fatte da noi con le canzoni. Naturale il materiale che distrando non fa male, distrazione che dà vita ogni tua singola partita, giocata con astuzia ben precisa, girando attorno a una divisa ed ingannando una politica a mia vista distruttiva e negativa. Naturali distrazioni in un mondo che confonde le emozioni di ogni giorno, il ritorno con un salto nel passato che non essendo ormai più stato calcolato è assaporato amaramente, tagliente, corrosivo, devastante, solamente per essere entrato con mura in un futuro già scontato e stufato, non ti resta che distrarti con quel limpido paesaggio che vedendosi sfocato in lontananza la distanza tra un universo e l'altro, avendo la costanza di decidere che cambiare nella tua mistica stanza, la differenza di una vita comandata, una straziante sorveglianza contro una vita liberale al di sopra di ogni circostanza. Naturali distrazioni, ci lasciamo alle spalle le opinioni criticate di persone mai cercate, mai volute, tantomeno calcolate. Naturali distrazioni, andiamo incontro a un labirinto pieno di variazioni, però senza alcun recinto. Naturali distrazioni che ci avvolgono corpo e mente, solamente emozioni a sospiri che colorano una vita di martiri. Naturali distrazioni, naturali distrazioni fatte da noi con le canzoni. Naturali distrazioni, canzoni. Naturali distrazioni, naturali distrazioni fatte da noi con le canzoni. Naturali distrazioni, canzoni, legalize it. Yeah!
Ah, ah beh. Grazie ragazzi. Guardate che questo è il secondo pezzo e poi ci il terzo si adesso chiama... c'è l'ultimo, ragazzi, tenetevi forte. Il terzo pezzo racconta che cosa? Allora, il terzo pezzo niente, racconta una storia. Racconta una storia che ha deciso di combattere il messaggio che lancia la musica trap. È un messaggio secondo me positivo e poi giudicate comunque voi. Allora, io volevo un attimo soffermarmi su questo, perché ieri ho avuto la fortuna di essere in uno studio di registrazione di un grande artista, il leader dei Mattia Bazar, dove con lui abbiamo fatto, a parte l'intervista che era TV, abbiamo parlato anche di musica oggi, no? E quello che, diciamo, le vecchie glorie fanno fatica a capire è come vendere la musica. La vecchia ultimamente è un problema. Oggi quello che noi vogliamo da voi giovani è, primo, che sicuramente possiate vendere tantissima musica e poi farla conoscere. Perché la promozione è la cosa più importante, soprattutto per un artista emergente, la promozione, ragazzi, è la cosa fondamentale. Pertanto noi vi invitiamo poi a promuoverla sul web, sui social, perché la musica va comunque fatta conoscere e poi nel secondo step va anche acquistata. Certamente, ragazzi, per, non la piratate. Tanto per, comunque, per voi il terzo pezzo di Random. Grazie. Questo si chiama Fuori Controllo, ragazzi. Sono fuori controllo, devo pagarmi pure il bollo dell'auto, ma sono rimasto senza soldi, senza lavoro e senza fiato. Per una vita ho lavorato solamente per essere raggirato e vederti semplicemente il mio conto lapidato da false sicurezze, investimenti di tempo e di denaro per dei ricchi potenti, ma poveri perdenti. Stato, potere, istituzioni ci costringono ad essere solo i loro automi, non curandosi minimamente né delle nostre esigenze, tantomeno delle nostre emozioni. E allora scrivo e canto una canzone per tutte le persone che come me si sono rotte lo scoccone di questa situazione. Sono fuori controllo, dei piedi a sopra il collo. Sono fuori controllo perché mangio, bevo, fumo e ballo. Sono fuori controllo perché ho deciso di essere libero e bello, di fare ciò che voglio. Guarda che sballo, sono ancora proprio fuori controllo. Fuori controllo, fuori controllo. Venite tutti senza controllo. Sono fuori controllo perché non sono mai stato il primo pollo da spennare, come fanno molte major che ti dicono che cantare, cosa dire per creare generazioni di poveri innocenti costretti ad ascoltare i vostri inutili tormenti. Siete solamente voi che generate i deficienti potenti solamente per aver ucciso un passato, un presente, far lo stesso ad un futuro ancor più crudo, comandato da violenza, indifferenza e noncuranza per le cose basilari. Non esistono più ideali per cercare di essere veri dietro a tutti questi veli, mascherati da un controllo che ci tiene appesi per il collo. Ed è per questo e solo il mio maggior motivo che voglio sentirmi sempre più vivo, senza controllo e un po' furtivo. Sono fuori controllo perché ho mangiato troppo pollo e i testimoni preferisco tenerli belli stretti tra le mani invece di farli girare tra le fauci di addomesticati cani. Sono fuori controllo perché per non pagare il bollo ho venduto pure l'auto e sono riuscito a riprendermi del fiato che nuovamente ho utilizzato per tornare più affiatato e sempre meno controllato. Sono il pieno controllo di me stesso e non avrete mai il mio collo né il mio c***o né per soldi né per sesso. Tanto eravamo sono fuori
controllo, dai piedi a sopra il collo, sono fuori, controllo, perché mangio, bevo, fumo e ballo, sono fuori, controllo, perché ho deciso di essere libero, è bello di fare ciò che voglio, guarda che sballo, sono ancora proprio fuori controllo, fuori controllo, fuori controllo, venite tutti senza controllo. Grazie ragazzi. Allora, ragazzi, se vi è piaciuto seguitemi sul mio canale Abacon. Random. Siete adesso, tutti benvenuti. Ah no, no, aspetta, grazie. Adesso io chiedo subito le, al parere in diretta. Perché c'è una signora, prego, sì, per cortesia si alzi. È già alzata. Che bastardo. Venga, 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 venga. Perché così la prendiamo in castagna, venga. Cosa gliene pare? Piaciuto. No, cosa gliene pare dei tre pezzi? Quale dei tre? L'ultimo. Fuori controllo, l'ultimo, grazie. Perché c'era la parolaccia, mica per altro. Allora, grazie per ora, poi magari più tardi ha detto che vuol fare Loredana Bertè. Volentieri. Volentieri. Poi gli facciamo fare Loredana. Allora, adesso passiamo alla parte che è la parte gara. Cosa c'è in tu non mi hai detto che cosa c'è in... Una sorpresa. Eh sì, era una sorpresa, ma il presentatore almeno quello lo deve sapere. La sorpresa. Cioè io non so chi partecipa, non so chi gareggia, però e non so neanche chi vince. Per fortuna, perché nei concorsi, sai, i concorsi quelli delle Miss sanno già chi vince. Invece volevo sentire Patti, Vanti, tu che sei in giuria, tra le tre canzoni, quale secondo te può essere più radiofonica? Secondo me la prima. Grazie, vivo per te. Bellissima, mi è piaciuta parecchio, sì. Bella melodiosa, comunque una bella canzone. Grazie alla Patti, che è arrivato un altro giurato, benvenuto. Sempre in orario i giurati, mi fa piacere, perché quando arrivano succede, in orario... Succede. Sono, lui è? Lui è Diego, è un DJ produttore. Ciao DJ produttore, come stai? Benvenuto. Hanno sempre da fare più. Vabbè, allora intanto sei arrivato giusto in tempo perché la gara inizia adesso.